È stato l'indimenticato campione del Napoli, Luis Vinicio, a dare il via al Mundialito 3.0 Respect, giunto alla 12ª edizione, evento sportivo non competitivo di 2 giorni organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Europa, che campi da gioco presso l'Istituto Sacro Cuore di Napoli. Stamattina sono qua veramente contento di stare in mezzo a questa migliaia di ragazzini. L'unica cosa che mi dispiace è che sono tutti un po' con le camicie del Milan. Del modo scherzando a parte, è un momentino in Brasile molto importante per causa di questo campionato del mondo che veramente si presenta in maniera molto buona e sicuramente avrà molto successo. Per i mondialetti qua dei ragazzi, ogni volta che questi ragazzini iniziano con la loro attività, diciamo così, sportiva, fa bene in tutti i sensi. Queste dunque le parole di Vinicio a margine della presentazione nell'auditorium alla quale hanno preso parte anche il presidente della SSD Europa, Mario Del Verme, e il presidente del comitato regionale Campania della FIGC, Vincenzo Pastore. Ascoltiamo Del Verme. È un'idea che è nata in questi anni in collaborazione con la Fondazione Milan, dove abbiamo lanciato nelle alcune associazioni di Napoli un progetto comune tra educazione scolastica e sport. Quindi i ragazzini che partecipano alle attività pomeridiane delle associazioni, tre in particolare Portofranco, Centro di Solidarietà e La Tenda, lavorano con noi 2 giorni a settimana con l'attività sportiva, con i nostri allenatori. Durante l'incontro sono state proiettate immagini delle partite giocate tra Italia e Brasile ai mondiali 70-82-94 dall'archivio della rivista Guerin Sportivo, diretta da Matteo Marani. Nella stagione sportiva di quest'anno la SSDE, in collaborazione con l'associazione Onlus Insieme per l'Infanzia, ha realizzato un album di amici per costruire un pozzo d'acqua nel Benin per l'iniziativa Friends and Bikers for Africa, alla quale è stato devoluto un assegno di 1000 euro, l'iniziativa patrocinata dal Consolato del Benin di Napoli. Ancora un album di amici per costruire un ponte con il Brasile, con il patrocinio del Consolato Italiano a Rio de Janeiro, in collaborazione con l'associazione no profit Mundo Brasileo, a cui è stato consegnato un assegno di 1500 euro per l'acquisto di materiale didattico per l'asilo scuola del Centro Educazionale Cantigno de Naturezza della parrocchia Santa Cruz de Copacabana.